giorno 4, Mykonos. Riuscirò ad avere le mie omelette oggi? Ci saranno le mie omelette oggi, amo? I don't know. Yeah, le omelette. Wonderful, thank you. Qui invece abbiamo il bacon, le salsicce, poi fagioli e fagiolini. Ah. Vuoi fagioli e fagiolini? Ah. Assaggiamo finalmente la mia omelette, che sono 3 giorni che voglio provare. Buona. Un pochino di pepe ce l'avrei messo, ma quella è una cosa personale. Eccoci, arrivati a Mykonos. Ma questo c'ha lo scivolo, voglio questo io. Io ho appena fatto una scoperta. Il biglietto che ci hanno dato ieri per appunto il pullman, pensavo fosse per un pullman che ci portava da qui al centro, invece è per un pullman acquatico. Ma è appena partito. Vabbè, adesso ci arriva l'altro. Fra mezz'ora. Eccolo qua il nostro pulmino. Uguale a quelli che arrivano a Bergamo. Stessa capienza di persone. Ho visto questi due posti disparatati da tutti e l'ho detto, stiamo lontani da tutti così facciamo le foto e i video. Però c'ho la paura costante che ti cada qualcosa in mare qua. Bisogna stare attenti. Tipo, tu quel telefono dovresti tenerlo bello stretto. Perché sto facendo le foto. Cerca di non farlo cadere allora. Il pulmino è partito, amore. Poca parola. Quella è la nostra nave, ci stiamo allontanando sempre più. Ecco, il pulmino ci ha portato a destinazione. Siamo arrivati al centro di Mykonos, a quanto c'era scritto sul biglietto. Il punto è che, come per Brindisi, adesso il mio itinerario è andato a cagare, perché ovviamente dovrò rispostare tutto quanto il giro, perché effettivamente non so dove ci hanno portato. Passiamo in mezzo alle stradine iper strette di Mykonos, mentre passa qualche jet terraria. Queste sono le stradine di Mykonos, tutte piccole, tutte strette. Anche azzurre. Esatto. Ma infatti la Grecia me la immaginavo così, tipo bianca e azzurra. Tutte casine che salgono in alto, in basso, stretto. Ah, ma non puoi salire, è casa di qualcuno. Vento finalmente, tra l'altro non so se si percepisce, ma io ho dovuto togliere tutto perché sto morendo già di caldo. Già da queste parti è estate. Se siete dalle parti di Mykonos, se avete visto questo gattino, chiamate per favore. Beh, interessante, dai, sembra tutto esattamente come te l'hanno sempre descritto. Amo, sai quando a volte parli troppo e io sto zitto per non volerti rispondere? È perché vorrei che stessi così. Quasi me ne torno sulla nave, però. Tanto non sai neanche dove sei. Metto il navigatore. È il primo gatto greco che troviamo. E anche quei lavori in corso, se sta lì tranquillo lui. Caterina, Little Venice. Beh, visto che non avremo tempo di visitare Venezia, potremmo anche mangiare qua. No, io oggi... Già pensi a mangiare? Sì, perché io oggi ho in mente una cosa sola da mangiare qui in Grecia. Potrei mangiarla anche domani ad Atene, è vero. Guarda, un teschio d'oro. Ma io voglio assaggiare il gyros, che molti potrebbero confondere con un semplice kebab, ma a quanto pare è diverso. Tipo, io l'ho fatto vedere a lei e ho detto, ma sembra un kebab. E invece no. Come dico spesso, è meglio girare in punti a caso. La scalinata ti porta dritto nel mare e voi potreste pensare, ma è tutto scogli, non è nulla di diverso da dove mi buttavo giù a Palermo, quindi va tutto che bene per me. Comunque quella è ancora la nostra nave, che si vede sempre in distanza, e lì c'è una delle nostre mete, e qua c'è il mare. I libri quelli importanti da prendere? Dai. Il sesso nell'antica Grecia. Ma sono carte di, oh no, di scala. Le compriamo comunque. Ma guarda che bei portachiavi. Ma non abbiamo le carte da gioco in nave. Compriamone un paio. Amo? Oi. Non lo vuoi un bel cazzo di legno? Ma guarda, l'offerta è allettante però. Ma è un cazzo di legno. Il secondo gattino greco di oggi. Oh,
Adesso ti do una manata. Ciao Micio Greco. Wow, vista, scale e fiori, incredibile. Ma che bello sto baretto vicino al mare, che oggi è tutto bello agitato. Ti arriva un'onda un po' più forte, ti finisce nel cocktail. Tu sempre sotto il cocco sei. C'è un perro. Open salami. Qua è meglio se fai attenzione, amo. È meglio se fai attenzione che qua oggi è la giornata in cui ci bagniamo. Corri, amo, corri. Andale, andale. Oh, siamo salvi. Ecco la prima destinazione. I mulini della Grecia, amo. Non ci sono solo ad Amsterdam, quindi. Nonostante l'immensa temperatura, c'è il sole che fa veramente caldissimo. I mulini non si muovono, il che vorrà dire che probabilmente sono solo di bellezza. Oh no, è il terzo micio greco questo. Ciao. Non è carino. Lui è micio furioso oggi. Ciao, è il gatto assassino. E siamo anche arrivati ai prima citati mulini. La cosa divertente è quanto è facile trovare dei napoletani in Grecia. Mamma mia. C'è anche una chiesetta, hai visto? In teoria, quando ho fatto l'itinerario, questa doveva essere una città, solo che appunto con la navetta ci hanno portato a metà strada, quindi o torniamo indietro o proseguiamo continuando a girare da queste parti a questo punto. Ma che bello, mare libero, c'è già la spiaggia, c'è già ragazzi in costume. Cosa c'è? Cosa potrebbe mai esserci? C'è un buco, occhio che cadi, eh. Questa targa è targata YouTube Poop. È incredibile. YouTube è entrato anche nella realtà. Ho appena trovato un negozietto vecchio e so che non si vede da qua, ma ho visto dei vecchi giocattoli ancora un po' sbiancati tipo dal tempo. Ce n'è tipo qualcuno dei Digimon. Chissà che magari trovo anche qualcos'altro tipo Yu-Gi-Oh! Magic. Morning. Hello. Però sono ancora le cose originali dei Pokémon, incredibile. Questi sono i negozi che a me piacciono un sacco. Guarda quella Yumi. Guarda, il coso di Tarzan, sì. Ho visto già un sacco di gente andare in giro in motorino senza il casco. Ma allora siamo davvero giù a Napoli. È il micio del balcone. Ciao. Ciao Sabaku. Il nome di questo posto è geniale. Si chiama Mitropolis. Lui è il piccione marrone. Come se ne va Piero? Hai visto il piccione marrone? Come si chiama? Piero. Questo era il museo marittimo, ma per sfortuna stanno lavorando. Oh no. Vabbè, troviamo un altro museo, no? Lui è il micio guardiano del negozio. No, è scappato. È un guardiano un po' fifone. Però lui è il micio comodo, lui sta sul cuscino. Dai, non è colpa nostra, dai. Ah, che bellina la statua, eh? C'è rimasto un po' di sasso lui. Buongiorno Giovanni. Ah! Hai presente quando ti dico che non sai farti i cazzi tuoi? Puoi fartene quanti ne vuoi adesso, guarda quanti ce ne sono. Di tanti colori e forme diverse. Aspetti di essere cattivo con me. Anche piccoli, guarda. Anche minuti, per portarteli sempre dove vuoi. Che regalo del cazzo. È una cazzata in tutti i sensi. E sti cazzi. È una cappellata questa battuta. Ok, hai vinto, va bene. Sai cosa hai vinto? Un bel cazzo. Ammo, c'è anche il dato del sesso. È un'isola di allupati questa. Ammo, secondo te quando ci sono le orge programmate qua? La presenza di spiagge libere comunque è costante da queste parti. Per il momento non sono tanti in mare, però già qualcuno c'è al momento. Da figlio di napoletano e siciliano, dire che non mi piace le cozze è un po' eretico, però non sono un amante. Però c'è un odore di cozze e salsa che è interessante comunque. A te piacciono le cozze nordica? Che bello, questo cocktail! Ciao, amore di fiori! Mi piacciono le cozze.
dame dane, dane yo, dame dano yo. Nemico dormiente nascosto. Ma ci sono più gatti che musei qua. Siamo infine arrivati al Porto Vecchio, infatti qua c'è il Faro Vecchio e in teoria appunto qui doveva iniziare la nostra escursione se fossimo partiti effettivamente dal porto a piedi. Abbiamo fatto prima di là, poi siamo tornati indietro, abbiamo fatto di qua. Siamo su un'isola dove tutti i musei, quei 3-4 che ci sono, sono tutti chiusi e in ristrutturazioni con operai che saldavano le cose elettriche. Guarda com'è bianca purissima questa casa. La stanno ricostruendo tutta da zero, infatti c'è anche tutta l'argilla e tutte le cose. Mykonos è un'isola in ristrutturazione in pratica, però è bella. E c'è pure il micio della casa bianca. No, si è sporcato di vernice. Ma no. Poverino. Ciao. Ciao. Abbiamo ottenuto il nostro ghiro pita. E però a disposizione della signorina vuole mangiarlo sul porto. Combo doppio gatto. Ciao. Care mo ta me o da bare te ko kimi wa ta pech pe tu 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 no ai ta. Eccolo finalmente qua. Mi arriva al mare il mio ghiro pita e probabilmente qualcuno sta pensando: "Eh, ma tanto potevi mangiarlo anche al ristorante greco in Italia". Sì, ma è come dire mangiare la pizza buona, che ne so, a Bolzano, ma a Napoli la fanno meglio. Stavo pensando. Tu, io sì. Uno è tuo e uno è mio, però c'è la carta che vola via, aiuto. Buon appetito. Allora, al primo impatto effettivamente sembra un kebabino, però si sente che è diverso a modo suo. E me ne prenderei già un altro io. Approvato. Se vi trovate qui a Mykonos, andate pure qua, al mio voto. Però ho ancora fame. Ne voglio un altro. Occo, puoi provarlo? Prendilo, dai. Ma cosa mi vogliono dire quegli 0,3 centesimi? Io sono incuriosito dal Twix al caramello salato. Mi ispira anche questo. La Lilla Pausa. A me ispirano queste qua di Lay's, vedi? Non le avevo mai viste queste qua rigate in Italia. Cioè, i peperoni al pomodoro basilico, solo salate, ma quelle al barbecue se le sono mangiate tutte. Oh, guarda! Queste mi mancavano per la collezione. Hai visto venire in posti nuovi? Trovi sempre monete che ti mancano. Sì. Vuoi provare il tuo al cocco prima? Hai spaventato i piccioni a prendere una barretta di cioccolata. Come hai fatto? Sembra il lion, però probabilmente col cocco. Quindi è un lion al bounty. Ma anche tu vedi una faccia. Dai, dagli un morso, allora uccidilo. Fallo smettere di soffrire. Com'è? Buono. Do solo un morso, così non mi picchi. Non è un bounty, è il Kinder Pinguì nella copertura del lion. Buono. Io invece vorrei provare il Lita Pause della Milka, che non avevo mai visto. Probabilmente anche questo ha il riso soffiato. Eccolo qua. Buono, è una Milka con riso soffiato e la fragola. Sa di fragola? Eh sì. Più buono quello, che prendi sempre roba più buona. Ah boh, gli altri due li proviamo dopo. Questo gyros ha Extreme nel nome. Ora avrei voluto mangiare qui. No, colpa mia? Sì. Perché? Perché hai detto che dovevi andare in bagno. Ciao amico che si gratta. Due amici grattugia. Peaches, 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 peaches. In questo posto sembrerebbero avere un sacco di robe da bere. Ci sarà qualcosa che ci piacerà? Credo tutto. Sono quelle che ci ho fatto il video. Ho trovato questi, che li vedo spesso nei video americani, e sono estremo piccante. Così quasi. C'è un uovo di Pasqua a forma di Super Mario lì. E uno a forma di Paperino e uno di Minion. E l'uovo di Superman. Se lo fai schiudere esce un mini Superman, amo. Oh no. In Italia hanno chiuso, ma qui c'è ancora un Domino's Pizza. Un po' mi manca andarci. So che non era la proclamazione suprema della pizza, però ogni tanto ci stava, no? Tieni. Oh, grazie. Twix al caramello salato. Non c'è grande differenza dal Twix classico, però un po' il salato si sente. Insomma, un Twix normale, un po' salato. Dai, proviamo il tuo. È un altro coso, è cereali il tuo. Sembra un Kinder cereali. È un bafferone, io sento un po' di caffè. Perché scegli sempre meglio tu?
quella non è una novità. Non ti piace? No. Eccolo davvero il dottor Laucomas. Però sai che novità? È chiuso. Per aver trovato cosa vorremmo da bere. Vengono tutto un euro. Finalmente abbiamo trovato cosa volevamo da bere, o meglio, cosa pensavo di voler da bere. Ne avevo già viste prima, si chiamano Hell, nome Easy. Gatto nero che dorme al sole. È il micio solare lui, si sta ricaricando. Ci sono gatti ovunque, che bello. E ne ho prese tre, queste due, quella rosa per me, questa qui per me, e quella lì nera per metterla in collezione, visto che in Italia non l'avevo mai vista questa lattina. Tra l'altro questa qua, che dovrebbe essere quella base, perché era quella che ho visto di più da tutte le altre parti, è alla mela. Però questa abbiamo detto che la teniamo da parte. Abbiamo zero zuccheri alla fragola per lei e watermelon per me. Strong watermelon per me. Adesso esplode. Madonna, l'odore di fragola si sente già da qua. Molto buona, sembra quella di Chinatown. Sì, sembra una di quelle sottomarche alla Red Bull, però la fragola buonina. Ok, questo non è arrivato qua l'odore, però. Melone. Watermelon e anguria. Cioè, io dico melone perché sì, sì, no, terrone solito. Per noi il melone vale dire due cose. E sì, buono. Sono buone tutte e due in realtà. Ciao, micio solare. Porterei a casa, io sei bello. E gira che ti rigira, ti ritrovi di nuovo ai mulini di stamattina. Sei contenta? Ti è piaciuta Mykonos? Sì, dai, è solo che mi aspettavo un po' più di storia. Qua è dove stamattina abbiamo incontrato Micio Feroce. Sarà ancora arrabbiato? Secondo me sì. Tu sei Micio Panciotto. Ciao Micio Panciotto. Ignora lui. Ma c'è un pellicano rosa. È incredibile. Abbiamo avuto il micio moment fino ad adesso. Adesso è il momento del pellicano rosa. Vince lui, eh. Si è pure mangiato una piuma. Mi sta fissando. Ciao. Che bello. Ti andiamo a rubare il telefono. Ah, che adesso prende il volo. Adesso entra dentro il ristorante. Va a mangiare pure lui. Vai, vai, attacca, attacca, attacca. La cosa incredibile è che ancora non è volato via. Si sta facendo tutta quanta la città, eh. È passato da parte a parte e ancora è qui, eh. Ah, io l'ho detto prima di stasera. Ruba qualcosa, secondo me. Ci è stato confermato che il pellicano rosa si chiama Pedro, ma non è un nome a caso, è proprio conosciuto qua, lo salutano tutti. Dove va? È entrato dentro il ristorante. Gli sta dando da mangiare, amo. È felice ora. Si sta a mangiare il pesce. Finché non ti mangia la mia videocamera va bene tutto. Ce l'ha fatta alla fine. Quasi, ce l'ha quasi fatta, dai. No, no, gli si è incastrato. Poverino. Le raffole al KFC sembrano incredibili. Le voglio provare. Non capisco perché la gente mi guardi male oggi. Deve essere per la macchina fotografica. Stasera hanno detto di vestirsi esotici, quindi senza in realtà neanche troppi avvisi, e neanche ce ne siamo accorti. Alla fine siamo partiti in teoria mezz'ora prima. Penso che alla fine avessero finito di preparare, hanno detto partiamo. E con questo salutiamo Mykonos. E intanto in questa direzione c'è anche il tramonto. Saluta il tramonto. Mamma mia, se sono esotico oggi. Anche oggi c'è qualcosa di buono. Ma sbaglio, la fiorentina il primo giorno era 8 euro. No, era sempre 18. Io mi ricordo 8. Magari era qualcos'altro. È il prosciuttino e il formaggino con i bimbi, tu. E la doppia insalata è mia in realtà. Vediamo come la zuppetta di vongole e altra roba. Dal colorito non sembra granché, però il sapore. Ci metterei un po' di pepe. È un po' tanto salata, ma ci metterei del pepe io, come farebbe mio padre. Un po' meglio. Thank you. Thank you.
Minchia, sei grossa. Lo sapevo che volevi la mia patata. Questa è una patata. Puoi avere un fagiolino. Tieni, puoi averli tutti. Ti piacciono? Mi fanno schifo. Tieni una patata in omaggio. Grazie. Madonna, quanto è grossa davvero. No, io davvero sono curioso di sapere cos'è questo. A me sembra un pezzo di pera. Non sono sicuro di cosa sia questo. E fa il dolcetto e tu no. Perché non l'hai ordinato, perché fai schifo. Tu sei il benvenuto nella casa blu. Tu sei il benvenuto nella casa blu. Fallout 76.